Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Siamo alla Chiassa Superiore. Il mio paese natale. Ah sì? Ah sì. Sei nato guide? Ah sì. Che sfortuna che avete. Avete dato i natali al nostro Marconi, qui stiamo impallando il traffico. Perché siamo qui Beppe? Siamo qui perché ci sono delle problematiche, il paese è un po' dimenticato questo. I problemi dell'alluvione, lei, sono stati risolti tutti ancora oppure no? C'è sempre questo problema delle fogne che non le pulisco mai, quello il problema c'è. Però insomma sì. Non ci si può lamentare, via. Però il problema adesso è il ponte che attraversa la Chiassa, il torrente Chiassa, che le spallette sono effettivamente pericolose perché sono fatiscenti, io l'ho sempre vista così, ho 70 anni, quindi può capire quanti anni hanno. E a parte la stabilità del ponte, che sembra che ci sia qualcosa, che la corrente abbia eroso un po' il pilone da una parte, ma soprattutto le spallette sono pericolose perché fanno sì che i bambini possano affacciarsi e possano cadere di sotto. Quindi non sono in sicurezza per niente. No, perché praticamente qui ti impongono anche le terrazze, di farle, cioè, tutte a norma, e lì c'è spazi in questo modo. Scappa un bambino e una mamma, cioè, quelle vanno messe in sicurezza. Quella è la prima cosa secondo me da fare. E chi ci è venuto qui? M'hai detto? C'è venuto qualche responsabile del comune a fare un'analisi, a verificare, e spero che sia da fare affinché possa appunto risolvere questo problema, perché è veramente, veramente pericoloso. Abbiamo un altro problema, la Chiassa. Ce l'hai il telefonino in tasca? Sì. Lo puoi buttare via. Non qui. Prende qui il telefono? No, qui non prende il telefono. Anch'io, cioè, siccome ora tutto su internet, qui c'ha problemi col posto, col problema con ogni cosa. Non funziona. Come no. Tornare negli anni 80, sì, uno no. Vabbè, non troppi è... telefonini, uno sì, viene dalla Chiassa e dimentica tutto. Come quel film, visto che c'è stato l'anno scorso, di quelli che vanno in quel posto che non funziona i telefoni, impazziscono. Qui è uguale, perché qui non funzionano assolutamente niente. In tutto il paese non fanno. Ha visto in quei film in cui si dice c'è un attacco, c'ho due tacche, vai in giro. E qui non funziona. Qualche volta tocca andare in piazza della Chiesa. Non prende niente, no, guardate i messaggi. Zero. No, qui non c'è problema, qui non si prende. Qui il telefonino non si prende. Ma non è che se mettono l'antenna poi protestate, no? No, per posti che protestano. No, perché qui se l'antenna ci vuole. Si trova tutti male perché cioè, oggi. Ma oggi è diventato purtroppo, purtroppo uno strumento essenziale. Senza telefonino non si fa più niente. Poi tu hai visto te, per cercare lui non era possibile perché il telefono ci dava completamente non raggiungibile. E invece aveva in tasca normalmente, però si è dovuto chiamare un altro col fisso. Perché? Perché col telefonino è inutile telefonare in questa zona. Vedo che purtroppo che nel mio lavoro ci vince a mangiare, c'è la telefonare a casa e diventa un problema. Si mangia benissimo, lo possiamo dire, sì, perché ci siamo stati tutti. Ci vuole dipende l'appuntamento un mese prima, ma insomma. Buon per loro. Vabbè, allora mi segnaliamo. Sì, così, vieni, c'è nome mio, o dei buschi o ti trovo un posticino. Come diceva mio porozio Gomino, non è il nome mio, ma la volta li buscò. Linguaggi incomprensibili, però. Va bene, c'era mio zio che stava qui sopra, che gli dissero, e disse uno, andate c'è nome mio, c'è andò a nome suo, ma ne buscò anche. Ah, guarda caso, il comino è il fondo, quello lì è il comino, non la pizzeria, era del suo. Cerchio che si chiude. Allora, vogliamo segnalare al comune questa cosa. Allora. Del ponte e anche allo stesso comune che si dia da fare per portare questa, cioè che faccia una pressione alle compagnie, no? Esatto. Esatto. Che interesse delle compagnie stesse. No, perché scusa, io non so, loro potrebbero rifiutarsi di pagare il canone a questo punto. Via. Noi come paese siamo condizionati. Vabbè, assumo. Come paese siamo condizionati. Ma internet, quello fisso, funziona quindi? Qualche volta funziona poco. Vabbè. Sì, che... Grazie. Prego, grazie, allora riporteremo, va bene? Va bene. A domani.